Dopo l'ultimo video dove ho raccontato opinioni assurde, sono qui a raccontare il mio primo gay pride e non vedo l'ora. Stella cadente è sempre splendente, raga. Dopo un primo momento di disorientamento. Che belli occhialini. Che belli occhialini da topino cieco. Io mi cago sotto pure per un piercing all'orecchio. L'autesa da modella, no? Ma veramente? Ho iniziato a capirci qualcosa. Parti. Buonasera, ciao, grazie ragazzi, benvenuti comunque al Pride di Milano. Sembra già il Maurizio Costanzo Show, sembra. Non ho bisogno del 2021 di sentirmi dire chi devo amare, cosa devo fare, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Fanculo agli standard di bellezza, alle regole della società. Hanno la pretesa di voler essere normali. Ma gli animali che si devono curare sono le persone che hanno detto questo, scusa. Questo è il pensiero di Paola, per poi conoscere Ornella la cortigiana. Ornella, vogliamo essere il nostro sogno erotico, il mio sogno erotico, voglio diventarlo. Vorrei dire anch'io che io sono il mio sogno erotico, ma non ci azzecco una sega, quindi va bene lo stesso, eh. Io sono una sceneggiata vivente. Quando passo io non ce n'è più per nessuno. Sono io la moda comunque. La mascherina è un uomo che si traveste da donna. Io tutti i giorni faccio il cuoco. Però così la sera mi trasformo, faccio cose, ta ta ta. Ma non è tutto rose e fiori. Una cosa in realtà che non mi piace del mondo cioè LGBTQ+, ci sta l'omofobia all'interno di questo mondo. Ragazzi magari come me che mi vesto in questa maniera veniamo comunque discriminati dalla nostra comunità. Scopro che non solo per me è la prima volta. È il mio battesimo. È la prima volta? Sì. È la mia. Abbiamo due prime volte. Ma c'è anche chi partecipa dai tempi di Adamo ed Eva. Ognuno ha la sua croce da portare. Su questo lato i vari insulti che mi sono stati fatti durante il corso della vita. Se poi giriamo la croce, abbiamo un prega per voi peccatori, perché noi non abbiamo peccati. Senza peccati e con un solo obiettivo: mostrare tutte le identità, tutte le personalità esistenti, personali. Andando ad abbattere tutti gli stereotipi, i blocchi mentali imposti dalla società. Giornata anche per capirne un po' di più. Allora, questa è il bisexual, che molti hanno paura di dire di essere bisessuale, perché così magari poi o ragazzi o ragazze comunque possono discriminarli. Questa è la bandiera dei poliamorosi, più rapporti di coppia contemporaneamente. Facciamolo! Si tratta di sesso occasionale, ma di valori e amori rispetto a più persone. Io che avevo quasi sperato nella svolta della mia vita, ma ciò che è certo è che nessuno può dire quello che possiamo amare o no. Siamo liberi di fare quello che vogliamo. Ho imparato che l'unica persona a cui devo tener conto è me stesso, ok? E fin qui, ma c'è ancora un dubbio che mi assilla. Poi nel toglierteli, cioè non ti fai male. No, no, no. Io già solo all'idea. Appurato questo. La cosa divertente della musica è che molto spesso non ha regole. Vengo risucchiato. Perché alla fine il messaggio è molto semplice. Siate liberi, fate quel cazzo che volete. Finché la polizia non vi ferma, per il resto fate quello che volete, gioie. Per necessità, perché a un certo punto sembrare normale non basta più. Revolution! Allora, sventoliamo lo sventolabile. Chiaramente quello che si può fare, ecco, ecco. Pazzesca! Io adoro. Voglio essere certa ogni giorno quando mi sveglio di essere libera, di dare tutto l'amore che voglio a chi voglio.